Ok, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove andremo ad intervistare Rocco Persampieri. Ciao Rocco e grazie per essere qui. Francesco. Ciao. Senti, chi sei tu e di che cosa ti occupi? Io sostanzialmente mi occupo di formazione sia individuale che di gruppo. Nasco come mediatore, collaborando con studi legali e con società sportive e scuole. Mi occupo appunto di prevenzione. Cerco di prevenire un eventuale conflitto, un eventuale problema di diverse nature, principalmente di ragazzi in fase di crescita o conflitti coniugali o conflitti tra due o più parti. Per evitare il contenzioso davanti al giudice si cerca di trovare appunto una mediazione. Io faccio parte di un'equipe, non lavoro da solo e troviamo appunto una soluzione prima di arrivare a un conflitto. Gli utenti possono essere di diverse nature, possono essere i ragazzi in fase di crescita con i genitori, oppure una coppia, oppure società e aziende. Ecco, ma di fatto che prodotti fornite? Cioè fate dei corsi, che cosa fate? Sì, noi in buona sostanza, in virtù dell'esperienza, perché nasciamo negli anni 2000 e io, come vi ho detto, faccio parte di un'equipe, noi diamo una consulenza in base la problematica e alle basi le competenze dei professionisti che devono intervenire. E poi diamo un corso di formazione per far prevenzione. Cosa significa? In questa esperienza, raccolti in 8 anni, abbiamo costruito un corso che si chiama Disciplina del Carattere. E questo corso fa fare un percorso di 4 piccoli livelli all'individuo, che può essere un ragazzo in fase adolescenziale o un adulto. In conseguenza non c'è una distinzione, è molto variegato dal ragazzo in fase di crescita fino ad arrivare all'adulto, maschile o femminile. Quindi è rivolto un Cosa po' a tutti. è rivolto infatti a tutti gli individui che o vogliono migliorarsi o vogliono affinare già delle cose che hanno già migliorato con la fase di crescita. In buona sostanza, detto così, si distingue in aula e in attività sportiva. Aula si fa proprio un'autovalutazione sul temperamento, sul comportamento, sulle facoltà che tutti noi possediamo, cercando di portare a far elevare il comportamento assertivo. Chiaro che adesso non siamo qua a fare il corso, però coloro i quali vogliono migliorare le performance o vogliono compensare eventuali delle lacune, noi diamo tutto questo corso che si chiama Disciplina del Carattere. Possono benissimo trovare delle testimonianze nel sito rp.formazione.org oppure sulla pagina di Facebook, dove diversi professionisti menzionano o dei genitori scrivono il beneficio che hanno avuto per questo percorso. Quindi diciamo che se qualcuno, magari soprattutto ragazzi, adolescenti, insomma, si rendono conto, o i genitori per loro, insomma, si rendono conto che magari nelle relazioni, nei comportamenti, nelle interazioni umane c'è qualcosa che non va, insomma, perché magari si rendono conto di avere magari delle difficoltà, diciamo che questo può essere un canale per aiutarli a capire quali sono i problemi, no? E soprattutto magari credo a risolvere anche un po' l'eterno conflitto che c'è dall'inizio del mondo fra genitori e figli. Certo, diciamo che non ho scoperto l'acqua calda, perché la convivenza all'interno, una personalità si costituisce all'interno del gruppo familiare e la convivenza del gruppo familiare è spesso e volentieri genitori e figli, e il figlio, se non rispetta il ruolo del genitore, c'è sempre conflitto. Può essere anche un conflitto formativo, perché non è detto che sia soltanto un conflitto negativo, può essere anche un confronto. È chiaro che il genitore deve capire se sta superando la soglia del confronto oppure sta entrando in una reazione scomposta. Noi abbiamo diverse situazioni data un video e in questa fase, soprattutto di periodo, il genitore ha perso un po' il ruolo, un po' la leadership all'interno del gruppo familiare.
E noi, oltre a sostenere il ragazzo, sosteniamo anche il genitore, perché non è che diamo colpe, assolutamente. Cosa ci distingue tra gli altri? È che non giudichiamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni mediante un problem solving di situazioni empiriche che sono già capitate negli anni e tutto il materiale informativo degli esempi quotidiani raccolto da dei professionisti con cui collaboro, che sono dei psicologi, dei sessuologi e dei tossicologi che fanno parte di APIC, che è capitanata dalla dottoressa Molina, la quale ci coordina e ci dà delle indicazioni come formulare la preparazione migliore o per il genitore o per il ragazzo, oppure per l'individuo in generale, perché noi abbiamo anche dipendenti etilici, dipendenti da sostanze, dipendenti dai social. Con queste dipendenze non è che troviamo la soluzione, però cercando di far prevenzione. Noi andiamo a lavorare sul sintomo, non sulla patologia, perché non è nostro compito lavorare sulla patologia, ci sono altri esperti del settore. I formatori e i mediatori sono coloro i quali cercano di lavorare sul sintomo del problema. Gli accumulatori seriali, per esempio, con coloro i quali che fanno stalking, poi coloro i quali stavano entrando nel settore della VOX, dove ci sono quasi reati, fai prevenzione su reati, cioè a volte lo riesci a riconoscere in fase di crescita. Un ragazzo che non è ordinato, non ha educazione, non riesce a rispettare gli stili di vita dei genitori, non gestisce gli impulsi, è sempre sulla difensiva, è un progetto di un focolaio che mi può diventare benignissimo o caratteriale, o un accumulatore seriale o dipendente da social. Perché la mia mansione è soltanto di osservatore naturalistico, perché gli osservatori clinici, che sono i medici, in questo caso i psicologi, in virtù dei materiali raccolti da noi, mediatori e formatori, loro a sua volta poi fanno la diagnosi. Ma se non c'è questa raccolta, e spesso e volentieri, infatti per quello la collaborazione con Vox, si può menzionare che è investigativo preventivo, perché chiaramente l'investigatore poi deve seguire il potenziale soggetto che ha commesso il reato. Il criminologo deve capire chi è stato a commettere il reato, il profiler, tutte queste figure professionali che spesso e volentieri non le conoscono, però adesso con i film, con tutte le trasmissioni fortunatamente che ci sono e fanno conoscere questa realtà, e costituiscono dei profili. Per esempio, il profiler è un professionista che con tante esperienze, tante comparazioni riesce a dare un profilo, però sono tutti soggetti che intervengono dopo un potenziale conflitto o reato. L'RP Formazione e Sviluppo cerca di fare prevenzione prima, ovvero che cerca di capire i focolai dove possono nascere. Faccio degli esempi. Un potenziale femminicidio, uno va a fare prevenzione perché era che andava a accompagnare un ragazzo a fare attività sportiva. Chiaramente, parlandone con le mamme, parlando con il presidente, perché poi quando frequenti un ambiente sportivo instauri un rapporto ha avuto modo di parlare con delle persone preposte dicendo: guarda che mio marito, guarda che io subisco questo tipo di comportamento. Cioè, nell'ascolto attivo ed emendato a delle figure preposte, si è riuscito a fare prevenzione su potenziale femminicidio, per parlare anche di stalking, perché spesso e volentieri, come tu insegni, non c'è mai l'interlocutore viene contattato alla fine, che può essere i carabinieri o lo psicologo o eventualmente l'avvocato che segue la pratica del conflitto. E la prevenzione noi la facciamo in questa realtà qua. Ecco, ma senti, come mai secondo te di questi problemi, insomma, di femminicidio piuttosto che di problemi, insomma, fra genitori e figli, se ne parla molto ma si fa poco? Cioè, da che cosa può essere dovuto il fatto che i genitori, pur essendo consapevoli che ci sono dei problemi in famiglia, che i figli magari, insomma, hanno delle criticità da risolvere, e poi però di fatto si lascia tutto così, insomma, le bocce un po' ferme? Guarda, ripeto, non avendo scoperto nulla, posso dire soltanto delle testimonianze in base ai casi che io ho seguito negli anni. A volte il genitore o colui il quale subisce un potenziale sinistro o un maltrattamento, a volte ha inibizione e ha vergogna di dire, perché pensa di dire cosa ha subito, perché pensa di essere giudicato. E lì entriamo in una situazione, diciamo, clinica, perché magari si prende
colpe che non ha e necessita appunto un appuntamento di un professore, in questo caso uno psicologo, che gli dà una mano a tirar fuori tutto questo. Ma non lo si fa perché non c'è la cultura di chiedere aiuto a un personal trainer del cervello, psicologo, un personal trainer dell'attività. Si pensa che si va in clinica oppure che si fa il lavaggio del cervello oppure che viene giudicato, sono classiche cose che si vengono dette. Io, citando i casi che ho fatto in questi anni, avviene che il genitore oppure chi subisce un maltrattamento a volte non ha neanche con chi parlarne, perché magari c'è una donna che si trova senza stipendio oppure ha 3 figli, non riesce a fare una scelta importante e non sa chi dirlo perché spesso e volentieri è anche l'ambiente di provenienza che dice che una persona deve soffrire a casa perché chi soffre fa famiglia. Cioè, questi luoghi comuni che purtroppo fanno entrare persone in un tunnel che diventa poi clinico. E in questa realtà attuale, in questo periodo, il genitore si sente dire dov'è che ho sbagliato, ma a volte magari non sbaglia. Ripeto, tanti errori ci sono educativi perché non c'è la cultura dell'educazione, non si investe nell'educazione, perché uno prende l'esempio del genitore e lo rimanda nel proprio nucleo familiare, cercando di smussare gli esempi che ha ricevuto lui. Invece necessita documentarsi, formarsi, confrontarsi, parlare. A volte c'è più comunicazione. Io vedo dei genitori che comunicano dalla camera sopra alla camera giù, vieni che è pronto, oppure le cose semplici, la faccia al mattino o rifarsi il proprio letto, lì sono degli errori educativi. Coloro i quali lo compensano, lo fanno, e poi magari c'hanno il figlio o che si comporta in maniera scorretta, c'è da intervenire. C'è da intervenire e intervenire in maniera pedagogica e spesso e volentieri. Basta. E è più un discorso educativo che un discorso di aver sbagliato o di fare la scelta del genitore. Il genitore non ha la patente di essere un buon genitore, Quindi ormai, quindi bisogna farlo vivo. ormai genitori e figli non si parlano più. Il problema è un po' anche questo. Guarda, io avendo uno storico d'atleta, lo sport dà una grossa mano, però nel senso di avere unione, cose comuni, uscita comune, il genitore che accompagna il ragazzo a fare attività, cioè frequenta lo stesso ambiente, vive con gli altri genitori, si confronta con i coetanei dei suoi figli, le problematiche sono uguali. Per quello dico io che l'attività sportiva, come la scuola, aiuta a avere comunicazione, però bisogna che 2 o 3 ore al giorno e sedersi, interrompere e affrontare delle problematiche che sono in tutti i nuclei familiari. Senti, ma Una ti è capitato, ti è mai capitato di non riuscire a salvare qualcuno? diciamo che io acquisisco il focolaio all'inizio e si riesce a prendere subito. È chiaro che non avendo appunto la sfera magica, la gestione delle risorse umane non è semplice, no? Però abbiamo un protocollo, noi seguiamo un protocollo e questo protocollo ci porta ad arrivare fino a un certo punto, e che chiaramente abbiamo a che fare con in fase educativa fino alla maggiore età. Poi dalla maggiore età in avanti il ragazzo risponde di sé, se c'è dietro il nucleo familiare, che a sua volta anche il nucleo familiare ha fatto il suo percorso ad assistere il ragazzo, c'è possibilità di recupero e a volte vedi che fa il suo percorso di vita, è sereno, è meno inquieto ed è non indipendente da nessuno. In 18 anni sicuramente abbiamo annoverato tanti decessi e tante problematiche che non siamo potuti prevenire perché poi uno è libero anche, uno è dietro al proprio destino se non riesce ad aiutarsi e farsi aiutare. Sì, quindi è importante sensibilizzare un po' i genitori soprattutto ad agire prima che sia troppo tardi, no? Quindi Guarda, noi facciamo anche dei comitati dei genitori, il corso che ti dicevo è principalmente anche dei genitori che negli incontri che facciamo c'è la possibilità di confrontarci, abbiamo diverse età, abbiamo da
dai 35 ai 65 anni di età di genitori, e quando vedono che ci sono anche altri genitori che hanno le stesse problematiche, magari hanno un buon sollievo. Prima nella domanda che mi hai fatto, che non c'è più comunicazione, non c'è comunicazione tra di loro nell'ambiente nucleofamiliare, ma se ti confronti in aula o in situazioni preposte, faccio un esempio. Quando c'è una riunione nell'ambiente sportivo, l'aula è piena. Quando devono andare con gli insegnanti, i genitori non vanno quasi mai. Io quest'anno, per esempio, però come ospite, sono andato argomenti del bullismo in una scuola che faceva 800 iscritti, c'erano 24 genitori. Ed il bullismo è un problema serio. Però non c'è la cultura di voler conoscere qual è il problema, perché anche qui non abbiamo scoperto, è sempre esistito, però è un problema. Perché dopo il bullismo c'è un sintomo grave che può Certo. essere la morte. Senti, quanto dura questo corso che fate? Il corso di disciplina del carattere ha diversi step. Come ti dicevo, può durare dalle 4 ore alle 18 ore e in base ai livelli, e l'aumento della consapevolezza del crescere della persona può avere anche una durata dai 6 a un anno. Anche in base al livello che cresce, non c'è soltanto l'aula e la teoria, ci sono anche delle simulazioni, degli attori, poi a sua volta entrano anche gli stessi genitori a simulare il comportamento dei figli, okay, e come devi rispondere a questo tipo di comportamento. Però prima di rispondere a un comportamento, devi iniziare a capire che tipo di comportamento prevale in te: comportamento attivo, manipolatorio, passivo. Per far sì che si evolve mediante il corso a un comportamento assertivo. Chiaramente c'è tutto un processo di crescita per arrivare. Senti, chi fosse interessato al tuo corso, dove può trovarti, come può fare a contattarti? Niente, come ti dicevo, noi abbiamo un sito che è rp.formazione.org, che c'è il sito e ci sono tutte le nostre esperienze che abbiamo fatto. E poi ho una pagina Facebook, RP Formazione, dove ci sono anche i professionisti con cui collaboro e posso eventualmente documentarti. Ci saranno anche dei numeri telefonici presso il sito, che chi è interessato, o anche delle mail. Anche la stessa mail è rocco.formazione@gmail.com, mi possono arrivare direttamente anche a me. Poi ci chiamiamo. Perfetto, Rocco, io ti ringrazio, speriamo di approfondire l'argomento, insomma, nel dettaglio quando questa emergenza sarà finita, vedendoci anche di persona. Ma sì, come ti dicevo, la box delle investigazioni ha la possibilità insieme di aprire una branchia specializzata su queste figure. Anche il tuo corso che stai facendo online l'ho seguito, è interessante e si può benissimo anche lavorare assieme per potenziare queste figure perché può servire. Ecco, ricordiamo a tutti che ci saranno, è previsto l'inserimento di un modulo tutto tuo all'interno del nostro corso online per agenti investigativi, dove andrai a parlare un po' di tutte queste questioni della disciplina del carattere, di questi conflitti. Noi praticamente per la Vox abbiamo preparato 6 lezioni, e queste 6 lezioni sono tutte lezioni empiriche in tutti i casi che abbiamo lavorato in questi anni, che andiamo a trattare dall'abuso di farmaci all'accumulatore seriale, il monitoraggio e il percorso dei bulli del 1980 e il recupero di alcuni detenuti in fase di uscita proprio appena, e il dipendente da cannabis e cellulare. In tutte le realtà che abbiamo parlato, sono 6 lezioni dove spiegheremo a coloro i quali vogliono praticare la professione di investigatore preventivo, perché voi fate un lavoro di investigazione dopo che succede. Certo. Insieme alla Vox cercare di creare una branchia specializzata per trovare degli investigatori preventivi che, in base alle esperienze empiriche, magari riescono a prendere prima un potenziale problema, piuttosto di inseguirlo e poi trovare tutta la parte giuridica per dimostrarlo che c'è un disturbo dietro o pregresso. Certo. Va bene, Rocco, io ti ringrazio, speriamo di vederci presto. E grazie a tutti per essere stati con noi in questo video. Ringrazio a te e ringrazio la Vox. Grazie, ci vedremo nei prossimi video.